ma guarda un po', questa disavventura sta diventando una crociera al centro della giungla. Oh, è stupendo! È questa la vita che fa per me. Oh, una bella navigata verso il tesoro nascosto. Sono ancora vivo e guarda dove sono finito. Serpenti! Ma perché proprio dei serpenti? Devo ammettere però che sono bravo a fare l'ombra del serpente. State attenti, il grande serpente ombra è tornato. Benvenuto nel mio mondo straniero. Veramente stavo cercando... Ecco, beh, sì, insomma, io stavo cercando l'uscita. Lei sa dov'è? Puoi correre quanto ti pare, ma non potrai sfuggirmi. Senti, va tutto bene, Kao? La prossima volta che nasco voglio essere un porco spino! Lo sapete, non capisco perché devo essere sempre io a fare le cose più faticose. È proprio faticoso scalare le montagne! Ma scusa se tu non hai fatto niente! Guarda! Ragazzi, è fantastico! E così è questo il centro della giungla! E il fiume va a finire in quel palazzo. Sono sicuro che Luigi si trova lì. Ah, non male. Ma è completamente vuoto. Io non vedo niente da mangiare qui, nessun tesoro. Assolutamente niente. Luigi! Lu! Ehi, amico, dove sei finito? Fatti vedere! Dai, Balù, sputa il rospo. È un serpente vivo! C'è qualcosa che posso fare per voi, cuccioli della giungla? Parlagli tu, è un serpente come te, no? Ma veramente io non ho mai parlato con un cobra! Ora basta! Ehi, non c'è più nessuno! Ma dove siete finiti? Datemi un segno almeno! Ah, ragazzi, si soffoca qui dentro! Che schifo! Ah, sono proprio contento di vedervi, ragazzi, lo sapete? Luigi! Sì, sono proprio io in carne ed ossa! E comunque, volevo chiedervi una cosa. Non è che per caso voi, ragazzi, avete visto? Me? Presto, scappiamo!